Durante l'epoca atlantidea, del periodo della Terra, i signori dell'intelletto hanno irradiato da sé e hanno fatto penetrare nel nostro essere il nucleo di materia con il quale ci sforziamo di costruire un corpo mentale organizzato. L'uomo ha ricevuto il potere di raggiungere gli scopi che si è prefisso fino a completa realizzazione. Tuttavia, siccome l'ego era ancora eccessivamente debole e la natura del desiderio, al contrario, era molto violenta, tale germe mentale, quando fu introdotto, si fuse sul corpo del desiderio, che abbiamo visto nel video precedente. Da questa alleanza è nata l'astuzia, questa facoltà che è alla base di ogni perversione dominante la terza parte dell'epoca atlantidea. Il corpo mentale, essendo in ordine di tempo l'ultimo dei veicoli costruiti nell'uomo, non è ancora quello che si potrebbe dire un corpo organizzato. Non è altro che un anello di congiunzione, un nucleo centrale che permette all'ego di concentrare le proprie energie. Non è meno vero che sia lo strumento più importante che lo spirito possiede, il più utile, il più adatto ad ogni opera creatrice. Noi stessi, in qualità di ego, funzioniamo direttamente nella sottile sostanza della regione del pensiero astratto che abbiamo ammassato alla periferia della nostra aura individuale. Da lì possiamo giudicare le impressioni prodotte dal mondo esterno sul corpo vitale tramite gli organi dei sensi. Nel medesimo tempo percepiamo i sentimenti e le emozioni che queste impressioni suscitano nel corpo del desiderio e che il corpo mentale riflette. Da queste immagini mentali traiamo le conclusioni nella sostanza della regione del pensiero astratto e queste percezioni sono le nostre idee. Per effetto della volontà proiettiamo un'idea sul corpo mentale dove si concretizza e diventa una forma pensiero, raccogliendovi attorno della sostanza mentale proveniente dalla regione del pensiero concreto. Ora, questa immagine può essere inviata in una delle tre direzioni che seguono. 1. Può essere orientata verso il corpo del desiderio nell'intento di suscitare il sentimento, che darà luogo ad un'azione immediata. 2. Quando le immagini provenienti dalle impressioni esterne non sembrano implicare un'azione immediata, possono essere proiettate direttamente sull'etere riflettore unitamente alle idee che ispirano, onde essere poi utilizzate, quindi in seguito. 3. La forma pensiero può essere diretta verso un altro spirito e servire da suggerimento per trasmettere un'informazione. Quando il compito verso il quale questa forma pensiero conduceva è stato portato a buon termine, o quando la sua energia è stata spesa senza dare alcun risultato, si dirige verso la sua origine primaria, portando con sé la registrazione indelebile e fedele del suo percorso. Allo stadio attuale della nostra evoluzione, affermiamo che il corpo mentale nasce quando l'adolescente ha raggiunto l'età di 21 anni, ma non arriva a maturità prima dei 49 circa. Il corpo mentale è il nucleo che proietta le idee forgiate dall'immaginazione sull'universo della materia. Dapprima non sono che delle forme pensiero, ma non appena l'uomo prova il desiderio di realizzarle, si mette all'opera nel mondo fisico, dove esse diventano realtà concreta.
All'epoca attuale, il corpo mentale non permette ancora all'uomo di rappresentare chiaramente ed esattamente quello che il suo spirito immagina. Non vi è direzione fissa e non comunica ancora che delle immagini vaghe e confuse. Da ciò la necessità di fare esperienze tangibili capaci di rilevare gli errori della primitiva concezione e di suscitare immagini ed idee nuove fino a quando il modello creato dallo spirito nella sostanza mentale non possa essere correttamente realizzato nel mondo fisico. Tutt'al più possiamo modellare nel nostro spirito delle immagini di oggetti che presentano una forma. E questo perché l'intelligenza umana è un'acquisizione molto recente, che, data solo dal periodo della Terra e di conseguenza non ha ancora superato lo stadio minerale della forma. Per questo motivo non possiamo operare che su sostanze minerali alle quali diamo forma. Noi siamo capaci di immaginare dei processi di lavoro che si esercitano sulle forme minerali dei tre regni inferiori della natura, ma non hanno che un'azione assai scarsa sui corpi viventi. Ci è certamente possibile innestare un ramo vivo su di un albero vivo, o una parte vivente di un animale o di un essere umano su altre parti vive. Tuttavia, non è con la vita che noi operiamo, ma solo con la forma. Noi possiamo alterare le condizioni originarie, ma la vita che animava precedentemente tale forma continua ad abitarla. Sarà al di fuori del potere umano creare la vita, fin tanto che l'intelletto non sarà diventato vivente. Durante il periodo di Giove, lo spirito sarà, in una certa misura, vivificato e l'uomo allora sarà capace di immaginare forme che vivranno e cresceranno come piante. Durante il periodo di Venere, quando lo spirito umano avrà acquisito il sentimento, potrà creare delle cose suscettibili di crescita e che saranno dotate di sensibilità. Quando, alla fine del periodo di Vulcano, avrà raggiunto la perfezione, sarà capace di dare vita, per mezzo dell'immaginazione, a delle creature. Queste ultime vivranno, si svilupperanno e saranno dotate di sensibilità e di pensiero.